roba che se stessi ancora lì mi chiamerebbero il più. Del Colosseo. È il più bello di Roma. C'ho una ciocca ribelle, non è vero, ma fa niente. C'ho una ciocca ribelle, c'ho il mento appuntito, c'ho la bocca grossa per parlare meglio, le guance rose. Ah, un bel so io, che posso fare? Venezia, So bello. bello dentro e fuori, sotto e sopra, davanti e di dietro. Tutto, il tutto in me è concentrato, bello e benefico. Io amo tutti coloro che mi pensano. Perché così è, ama il prossimo tuo come te stesso. E oggi ve ne parlo perché a mano lo sto a capire, lo sto a ampliare. Infatti, mo, oltre quelli che mi stanno qui vicino, oltre con voi, comincio, come si dice, ad allargare la coscienza, dimo così. E questo mi permette di portare all'animo mio e di capire la luce che ci sta dentro l'altri, l'intelligenza, la luce. E questo mi comporta, oltre che la tolleranza, la carità, l'umiltà. Devo lo conoscere veramente, è il prossimo mio, sia che sta qua, sia che sta di là, con altro sentire, con altro sentore più sviluppato. E questo è un altro livello di crescita che sono arrivato. Vabbè, va, voglio far sapudone, stasera mi sono sbrigliato proprio, però. Mi sento veramente di dirvi che vi voglio tanto bene. Dopo tanti anni che stiamo assieme, adesso sento il bene che vi voglio come fosse consistenza pura, Pure noi a te. Grazie. sulla quale mi posso, che la posso abbracciare, che la posso tenere dentro. E questo mi fa sentire bene, mi fa sentire grande, mi fa sentire cosciente e mi fa sentire che forse posso veramente portare una parola buona in giro per il mondo. Non vi saluto perché io mi commuovo pure, mi commuovo mentre parlo di me stesso, figuriamoci a che punto sto.